Ciao fratelli e sorelle nel Signore Gesù Cristo. L'ho dato sì il suo nome perché lui è Dio che si è fatto carne per venire sulla terra a morire sulla croce per noi. Lodiamolo grandemente perché senza di lui non c'è salvezza, senza di lui non si può entrare in paradiso, senza di lui siamo già morti, siamo morti viventi. È per questo che dobbiamo lodarlo, perché lui è l'unico venuto per salvare tutta l'umanità, capace di salvare ognuno di noi. Per questo lodiamo il suo grande nome. Amen. Oggi faccio questo video, fratelli e sorelle, perché voglio condividere con voi una breve visione che mi ha dato il Signore il 24 di gennaio del 2015. E ho deciso di condividere questa visione, anche se in prima linea era una visione per me personale, però ho deciso di condividerla questa visione perché nella visione c'è un messaggio molto, insomma, molto confortante, una cosa che Gesù ci ha detto già ai tempi in cui lui viveva tra noi, quindi ai tempi della Bibbia, ci ha fatto questa promessa e questa promessa è valida fino a oggi e Gesù mi ha voluto dare questa visione appunto per incoraggiarmi e per farmi capire che di lui ci si può fidare, lui è, insomma, di lui ci si può fidare, lui è sincero, non ci tradisce, ok? Ora vi racconto cosa ho visto. Io l'ho visto di notte, quindi era una visione notturna. Mi trovavo nel mio appartamento e ad un certo punto, nel mio soggiorno, e ad un certo punto ho visto Gesù entrare nel soggiorno. È entrato nel mio soggiorno, mi viene da ridere perché era veramente, quando ci penso, una cosa molto dolce, una cosa molto, molto speciale, insomma. Poi Gesù è bellissimo, no? Vorrei trovare parole per descriverlo, ma è indescrivibile perché è bellissimo. E ricordo che è entrato nel mio soggiorno e io logicamente ero molto molto contenta di vederlo a casa mia ed è andato a sedersi sulla mia sdraia. E quando stava seduto sulla sdraia, mi sono avvicinata a lui, mi sono seduta a fianco a lui e volevo raccontargli qualcosa. E ricordo che era qualcosa di molto molto importante che volevo dirgli, ma Gesù si è alzato ed è uscito fuori dal soggiorno. Ed è andato in cucina, è andato in cucina e si è preso un piatto, uno dei miei piatti, con dell'uva dentro, ok? Dell'uva bianca. E poi è rientrato in soggiorno. Quando è rientrato in soggiorno, io l'ho visto logicamente con questo piatto in mano, uno dei miei piatti, con dell'uva dentro e sorrideva, aveva un sorriso talmente grande e vivo e quasi vibrante era il sorriso che aveva. E ricordo che io ero un po' arrabbiata perché pensavo, ma insomma, una volta che viene così a casa mia, ce l'ho in soggiorno, si è seduto nella mia sdraia, perché non mi ascolta? Perché va via. Quindi diciamo che ero un po' delusa del fatto che si è spostato, no? Però si è spostato ma è tornato subito. È tornato appunto, è rientrato in soggiorno con questo piatto d'uva in mano e sorrideva. E mentre sorrideva mi parlava, però era come se con questo sorriso lui mi parlasse, perché ciò che diceva lo sentivo solo nella mia testa. E lui mi diceva: "Guarda, anche se tu pensi che io vado via da te, io sono sempre qui." Ok? Quindi per questo lui è uscito dal soggiorno e poi è rientrato, appunto per farmi vedere, appunto per farmi capire cosa mi voleva dire. E con questo sorriso mi ha detto: "Guarda, tu pensi che io ogni tanto vado via da te, ma io sono sempre qui, sempre. Non puoi fare niente che mi stacchi da te, io sono qui, sono sempre qui, tu sei mia figlia, io ti ho dato vita nuova, sarò sempre con te." E questo me l'ha detto con questo sorriso. Guardate che è una cosa veramente. Gesù ci conosce, Gesù sa come parlarci, Gesù sa come farsi vedere da ognuno di noi per raggiungere il risultato migliore che lui vuole raggiungere facendosi vedere. Ok? Lui non è venuto solamente per me nella mia visione, ma sapeva che io questa visione l'avrei condivisa perché è un messaggio molto confortante, il fatto che lui ci ha promesso di stare con noi fino alla fine dei tempi ed è così, ragazzi. Le cose che dice Gesù non cambiano, di Gesù ci si può fidare, lui è fedele. E se ai tempi della Bibbia ha detto che lui sarà sempre con noi fino alla fine dei tempi, allora lo sarà veramente. E lui, insomma, voleva farmi presente nuovamente questa cosa, che appunto sta scritta anche nella Bibbia, che però una persona magari non tiene sempre presente attraverso le tante
insomma, i tempi che stiamo vivendo, perché sono comunque tempi molto turbolenti anche, e magari questa cosa non la si tiene sempre, sempre presente, no, però è così perché sono le parole di Gesù, Gesù non mente. E un'altra cosa vorrei farvi vedere, prima di finire questo video, vorrei farvi vedere questa foto di Gesù qui, ve la faccio vedere perché? Perché nella mia visione Gesù aveva questi vestiti addosso, era vestito così. Ok, preciso, preciso, come sta in questa foto? Così era vestito quando l'ho visto io nella mia visione. Il viso era forse un po' diverso, qui la fotografia si vede di profilo, io Gesù nella visione l'ho visto proprio di fronte, vedevo tutto il suo viso. Insomma, vedendolo dal di fronte un viso magari cambia un po' dal profilo, però gli assomigliava molto anche se era un po' diverso da qui. Ripeto, era bellissimo, non si può neanche descrivere. Era alto, aveva delle spalle abbastanza larghe, insomma, quasi, quasi una, diciamo, aveva una figura d'uomo quasi che, insomma, già guardandolo ti dà il senso di protezione, perché comunque era abbastanza grande, alto, largo. E questo appunto è anche uno dei metodi che Gesù usa appunto per presentarsi a noi, per darci le sensazioni che lui vuole che proviamo in quel momento, insomma. Ed è quello che ha fatto anche dandomi questa visione. Io la volevo assolutamente condividere con voi perché appunto so che ci sono tanti che lo stanno aspettando, che però sono anche stanchi logicamente da tutto questo aspettare, da tutte le cose che vediamo succederci attorno, che non sono piacevoli. E quindi molte persone magari si perdono d'animo anche, però ricordatevi ragazzi, lui è sempre con noi, sempre, sempre. Anche se noi pecchiamo, perché succede di peccare, perché siamo persone umane, magari pecchiamo non apposta, però può succedere di peccare anche magari senza rendersi conto. E Gesù questo lo sa e sa che lo amiamo e se ci pentiamo appunto perché lo amiamo, lui è sempre con noi, non ci lascia. E questo me l'ha fatto vedere veramente chiaro e tondo nella visione, lui è con noi, con ognuno di noi, ok? E adesso vi faccio vedere ancora un'altra piccola cosa della Bibbia, perché mi sembra giusto, insomma, qui vediamo Matteo 28, versetto 20, qui sta scritto, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, amen. Questo, ragazzi, è il verso biblico che va assieme alla visione che mi è stata data. Gesù è con noi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, quindi fino alla fine del mondo. Certe versioni della Bibbia dicono anche io sono con voi fino alla fine del mondo, o fino alla fine dei tempi. Comunque ci fa vedere comunque che ciò che mi ha fatto è rafforzata la visione da questo passo della Bibbia. E anche la sua promessa, che comunque non ha bisogno di essere rafforzata, perché se si ama Gesù, ci si fida di Gesù, si sa che tutte le sue parole sono vere e che non cambiano, ma che si avverano. Ok? Questo è tutto per oggi, ragazzi. Vi ringrazio per essere stati a sentirmi. Spero di avervi portato nel nome di Gesù un po' di consolazione con questa visione. Ricordatevi sempre che Gesù vi ama tantissimo. Ricordatevelo questo, che la sua vita sulla croce non l'ha data per niente, l'ha data per amore. Dietro la sua azione del dare la vita sulla croce per noi c'era amore, nient'altro. Ok, ragazzi? Io vi benedico nel grandissimo nome di Gesù Cristo, che è il nome sopra ogni altro nome, che è l'unico nome che Dio in cielo ci ha dato, attraverso la quale possiamo essere salvati. Amen, ragazzi, amen. Gloria a Dio.